Buongiorno, anzi, buonanotte, la notte dei ricercatori. Innanzitutto plaudo a questa iniziativa e mi complimento per l'organizzazione di questo importante evento scientifico divulgativo. I giovani rappresentano non solo il progresso e il futuro della nostra università, ma il volano e i propulsori della ricerca scientifica. La tecnologia fa passi da gigante e sta a noi ricercatori e giovani ricercatori in particolar modo, sviluppare la capacità di metterla a disposizione della scienza medica. E questo è quanto sta studiando il dottor Venerito e oggi, anzi questa notte, vi mostrerà lo stato di avanzamento dei nostri studi nel machine learning. In altre parole, si tratta della raccolta di dati che potranno essere elaborati con un sistema scientifico, statistico, per poter elaborare un algoritmo che nelle fasi iniziali della malattia possa essere di supporto nella identificazione delle patologie. Buon lavoro a tutti. Grazie al professor Iannone per l'introduzione. Buonasera, sono Vincenzo Venerito, reumatologo e ricercatore presso la sezione di reumatologia del Deto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Questa sera ho il piacere di illustrarvi brevemente uno dei nostri filoni di ricerca che abbraccia il machine learning e lo studio della membrana sinoviale, la cui infiammazione caratterizza l'artrite che può occorrere nella maggior parte delle malattie reumatiche, andando a determinare danno articolare fino alla perdita della funzionalità. Proprio per questo in reumatologia lo studio della sinovite è fondamentale per studiare i meccanismi patogenetici alla base delle patologie scatenanti e, perché no, per esporre fattori contro cui mirare le nostre terapie. Ritroviamo la membrana sinoviale nelle articolazioni note come di artrosi, ovvero quelle più importanti per il nostro movimento. E fisiologicamente e strutturalmente è uno dei tessuti più semplici, in quanto risulta composto da un sottile strato intimale che aggetta sulla cavità articolare, che noi identifichiamo come lining, e che poggia su uno strato ricco di connettivo chiamato invece sublining. Dal punto di vista cellulare, riconosciamo i fibroblasti sinoviali deputati alla produzione per l'appunto di liquido sinoviale e i macrofagi sinoviali che invece prevarranno durante l'infiammazione. A proposito di infiammazione, dal punto di vista istopatologico, essa determina il progressivo aumento dello spessore del lining, l'amplificazione della cellularità del sublining e l'invasione da parte di svariati leucociti che vanno a configurare l'infiltrato flogistico sinoviale. E la valutazione semi-quantitativa di questi tre domini fornisce un indicatore chiamato score di Kren, che permette di distinguere la sinovite di basso grado dalla sinovite di alto grado, che è più spesso associata alle artropatie infiammatorie sistemiche di nostro interesse. Ma come prelevare campioni di sinovia? Beh, negli ultimi anni è stata implementata una tecnica ambulatoriale chiamata biopsia sinoviale ecoguidata, non cruenta, perfettamente tollerata dai nostri pazienti, che permette di prelevare campioni di sinovia da articolazioni infiammate, come ad esempio un ginocchio, permettendo di ottenere informazioni importanti, per la scelta del trattamento più adeguato. Questa tecnica viene attualmente utilizzata in pochissimi centri in Italia e in Europa ed è uno dei fiori all'occhiello dell'unità operativa di reumatologia della nostra università. Ovviamente è importante avvalersi dell'esperienza di un team di anatomopatologi, la cui collaborazione risulta fondamentale nelle fasi procedurali, dalla processazione fino alla lettura del campione stesso. E proprio per favorire un flusso di lavoro quanto più agile possibile, abbiamo pensato di integrare il machine learning nella procedura che vi ho appena sintetizzato. Questo perché? Perché il machine learning permette di carpire da dati di vario formato informazioni che non risulterebbero accessibili secondo le metodiche tradizionali, permettendo l'implementazione e la validazione di algoritmi capaci di predire outcome definiti. In particolare abbiamo utilizzato una rete neurale del tipo convolutional chiamata ResNet-44,
con l'intento di mettere a punto un sistema in computer vision in grado di fornire automaticamente il grading della sinovite. ResNet44 è un modello già preaddestrato su un database di immagini chiamato ImageNet, contenente più di 1 milione di figure. Essa, come vedete, è composta di più strati. I primi sono in grado di riconoscere elementi generali comuni ad ogni immagine, come linee, punti e contorni, mentre i più profondi sono sensibili a feature più complesse e più specifiche. Attraverso la metodica del transfer learning è possibile preservare la funzionalità dei primi strati, concentrando il training sugli ultimi e quindi determinando un addestramento della rete neurale nel riconoscimento di texture specifiche delle slide istopatologiche. Per i più curiosi, questo procedimento viene eseguito in Python con una libreria chiamata FastAI che vi invito a provare, ad esplorare sul sito che ho indicato, perché permette un approccio molto pratico al deep learning. Le caratteristiche cliniche dei pazienti sono qui di seguito riportate, non mi ci soffermo, mi interessa semplicemente indicare come questi pazienti fossero affetti da patologie molto eterogenee come artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondiloartrite periferica. Abbiamo utilizzato 150 immagini istopatologiche a differenti ingrandimenti, ripartite in 3 database per training, validazione e test della rete neurale. E devo dire che i risultati sono stati molto soddisfacenti, come anche evidenziato dalla confusion matrix, un'accuratezza del 100% con precision e recall massimi. Inoltre, con la metodica GradCam siamo andati a determinare dove la nostra rete neurale andasse a guardare per elaborare la propria previsione, e siamo rimasti piacevolmente stupiti dal notare come essa spontaneamente si riferisse alla cellularità di lining e sublining, che come sappiamo risultano alterati durante il processo flogistico. Quindi, sperando di poter disseminare presto in toto i nostri risultati, possiamo affermare che le CNN abbiano il potenziale per essere utilizzati in pratica clinica per questo fine, e che quantomeno possano sveltire il workflow tra reumatologo e anatomopatologo, sebbene si sia ancora all'alba di questo filone di ricerca. Infine vorrei presentarvi i componenti del team di ricerca con cui ho il piacere e l'onore di lavorare, cominciando dall'unità operativa cui afferisco, diretta dal professor Iannone. Ringrazio il dottor Lopalco e il team di ricerca dell'anatomia patologica diretto dal professor Maiorano e comprendente la dottoressa Cimino e il dottor Cazzato, e infine ringrazio il dottor Angelini dell'Amazon Research Institute di Cambridge per la supervisione tecnica. Soprattutto ringrazio voi per l'attenzione, saremo felici di rispondere ad ogni curiosità via mail, e buonanotte dei ricercatori.